signore e signori, siamo qui riuniti questa sera per raccontarvi una storia quasi vera. È la fiaba del lupo e dell'agnello, storia d'amore, di odio e di coltello. Nella vita è sempre successo che l'agnello ci ha sempre rimesso. Ma questa qui è una storia speciale e stavolta non va a finire male. Se state zitti e state ad ascoltare, adesso ve l'andiamo a cominciare. Tacca muove! Essere minore quantità di chi è mangiato. Infatti a un certo punto in tutta la struttura, mancando ogni controllo, vi fu una strozzatura. La quantità di agnelli che al giorno si uccideva divenne ben maggiore di quella che nasceva. Paurosi di potere morire ad ogni passo, gli agnelli a poco perdevano tutto il grasso e i lupi e gli sciacalli rimediare alla congiuntura, la programmazione si razionalizza questa struttura che poi va benone. Gli uni mangia gli altri col vecchio schema, che è la condizione perché si mantenga in piedi il sistema, altrimenti si risponde con la recessione. Thank you.
verranno uccisi in base a noti esempi, non più così al minuto o come merce sciolta, ma solo più all'ingrosso e tutti in una volta. Ma il diavolo si sa che per quanti trucchi cerchi sa fare ben le pentole, ma non i coperchi, cioè per dirla in forma più esatta e perentoria, c'ha sempre una dialettica la storia. Gli agnelli messi in mucchio per essere quindi uccisi, capiron d'esser molti ma d'essere divisi, così poco per volta in seno a quelle masse si aprì quella che detta coscienza della classe. Coscienza della classe è facile a spiegare, vuol dire solo voglia di